God bless the old Navy. God bless America. Ciao a tutti amici, benvenuti su Fallout Universalis. Continuiamo la nostra avventura con l'enclave a brutte notizie. In Macomb, il nostro alleato è ormai il nostro rivale. Ora direte: che cosa stai dicendo? Sei pazzo? Non è possibile. Invece è possibile. È diventato molto potente. Dobbiamo immediatamente sconfiggerlo. Cioè, ha una guerra santa contro di noi. I nostri alleati non so perché. Io voglio capire perché non verrebbe con noi, visto che siamo alleati, dobbiamo aiutarci perché siamo alleati. E invece no, è un brutto problema. Questo è un brutto problema. Dobbiamo rimediare assolutamente. Addestriamo uno di artiglieria e uno di vertibird in questo caso. Sarà una lunga battaglia. E dobbiamo dividere questi qua un momento perché allora, vediamo un po'. La Rock Falls, poi qua Freeport. Angoscia. Manteniamo tipo, ma con calma. Cosa mi stai dicendo? Ah, ok, tutto a posto. Sto Macombo non mi piace. È troppo sudicio. Voglio capire cosa cacchio vuole fare. Se io mi porto questi qua, no? Ma calma, te pare. Dobbiamo dividere ancora di più questi. Quindi due li devo portare qua. Più di questo, guarda. Vabbè, forse qua. Allora, buttiamone uno. Vabbè. Allora. Io devo capire solo una cosa. Allora, se nel caso io non porterò più questa campagna, sappiate che forse il gioco è stato aggiornato e quindi non potrò più portare questa campagna. Però se io continuo a portare episodi, vuol dire che ovviamente c'è. Io vorrei capire solamente,
Cioè proprio come i nemici. Cioè noi prima eravamo alleati, eh. Beh, a questo punto io posso, non ho manco un casus belli. Cioè guarda che nuovo ce l'hanno, io no. Vabbè, chi c'è qua? Vabbè, dobbiamo fare molti uomini. Cioè dobbiamo essere pronti a qualsiasi cosa, ecco. Ok, potevo mandare alcuni coloni. C'è, cioè, un colono qui, perché no? Potrebbe essere una buona idea. Intanto che facciamo questo, però ovviamente se eccone qua. Allora, come ben notate, vogliono colonizzare tutta questa parte qui. Quindi, oh mio Dio, qualcuno, c'è qualcuno che li vuole conquistare. Molto bene, molto bene, molto bene. Questa è una cosa molto importante, perché così indeboliranno i nuovi eserciti. Bene, bene, molto bene. Sì, ma quante cacchio di unità sto facendo? No, no, aspetta, sto facendo un po' troppo. Togliamo questo. 15 unità, ma che cacchio stiamo dicendo? Vabbè, cioè guardate, proprio sono conquistando tutto. Oh mio Dio. Ah, eccomi. Ok. Che cazzo? No, no, no. Togliamo. Usiamo per difenderci. Togliamo. Che cosa volete? Cosa volete? Non me ne frega niente. Prendiamo degli uomini. Ok, andiamo via. Ora andiamo qua. Queste le buttiamo. Ok, almeno così abbiamo un po' di guadagno. Fermi. Però chi sono gli Aura? Oddio, sono andati con gli Aura. Quindi perché non ci andiamo proprio con loro? Allora, creiamo per prima cosa una rivendicazione su Peoria. Perfetto, interrompiamo questo. Poi andiamo da loro. Come non ho nessun diplomatico? Cosa mi stai dicendo? Ecco qua, molto bene. Avendo così, così avremo alcuni ad aiutarci in questa battaglia. Io veramente spero che gli Aura vengano in nostro soccorso, ecco. Anche se secondo me sarà molto difficile. Vabbè, intanto chiediamo questo. Comunque, i nostri alleati. Ok ragazzi, attenzione, ora si fa sul serio. Calma, che già sto facendo le cacate. Come posso fare? Cosa posso fare? Iniziamo. Tu vai qua. Poi tu vai qua. L'enclave non si fermerà davanti a niente. Calma che sta laggando un po'. Ok, facciamo questo.
Li abbiamo sconfitti. Procediamo, procediamo, procediamo. Non dobbiamo indietro. Che cazzo sta succedendo? Calma. Un candidato militare. Tu vai qua. Tu torni qui. Oddio. È molto. Forse. Ok, molto bene. Sto iniziando a preoccuparmi un po'. Cosa vuoi? No, forse tu non hai ben capito la questione. Io ti devo distruggere, è diverso. Perché tu non meriti niente, forse non mi sono ben spiegato bene. Proprio tu devi soffrire. Ma porca. Finiamo la guerra, va che è meglio. Quindi questo. Mannaccia. Abbiamo. Dammi. Questo, poi. Questo me lo puoi dare? Sì, questo. Ok. Ok, ce l'abbiamo fatta. No, cosa vuoi fare tu, umido? Bene ragazzi, abbiamo sconfitto questi i Macomb per il momento. Siamo riusciti a sconfiggerli. Ma vediamo quante unità possiamo avere. Noi possiamo avere 8 divisioni, quindi 3, 6, 9. Quindi togliamo questo e questi li buttiamo via. Quindi qua ne abbiamo 8. 8 su 8, molto bene. Perfetto. Salviamo che è meglio, non si sa mai. Quindi vi ho detto, se non posso più portarvi questa mod Europa Universalis con questa mod è perché il gioco è stato aggiornato e quindi dovrei aspettare che la mod si aggiorni. In Mocamb, anche se è stato sconfitto da noi, ha ancora un bel po' di territori e noi dobbiamo conquistare prima o più. Basta che i separatisti non ci rompano i maroni. Un'alleanza, ma subito proprio. Ok, ora interrompiamo il miglioramento delle relazioni. Perfetto, questa cosa mi fa molto piacere. Questi lasciamoli, va, è meglio. Ok, qua possiamo costruire. Facciamo questo. Militari. Un campo militare. Siamo proprio qua. Ha quasi fatto. Molto bene. Come va qui? Male. Aspetta, fermo. Chi sono questi? Allora, costruiamo qui. Vediamo cosa ci dice di costruire. Se ce lo dice. Ok. Un mercato. Ok. Perfetto. Molto bene.
tanto qua continuano a fare truppe, come potete vedere. Possiamo costruire, possiamo addestrare altre divisioni. Ah, possiamo fare carri armati, cioè i vertebrae, un po' di artiglieria. Vediamo, vediamo. Ah, abbiamo nazionalizzato tutto di questo. Un candidato militare in questo caso è ottimo, cioè ci servirà molto. Avevo un mercato qui, forse non è male. Comunque ragazzi, ragazzi, è stato un video molto breve, anche se il video finisce qua. Spero che il video vi sia piaciuto. Abbiamo fatto un'alleanza con i Mancat, abbiamo riallacciato le nostre alleanze con gli Aura. Questi due alleati ci serviranno molto per la conquista del Macomb. Infatti daremo sia ai Mancat che agli Aura i propri territori. Noi ci prenderemo però più solo Macomb e qualche altra cosa. Come potete vedere, il nome enclave si sta distendendo sempre di più. Grazie per aver visto questo video, datemi soprattutto molti consigli, alla prossima!